Consigliere D'Egidio, oggi un'interrogazione, soprattutto quella su Via Longo, dove lei ha richiesto lumi anche sulla possibilità di utilizzare l'avanzo, di bilancio, l'avanzo di cassa libero, e il sindaco non le ha risposto, no, in tal senso. Il sindaco non mi ha risposto, il sindaco declina sempre tempi un po' così, no? Del passato quando gira la testa per rivendicare cose che non andavano, del futuro faremo, cioè il presente. Il presente di Via Longo è un presente di forte disagio ambientale, di forte disagio sociale. E io ho posto una semplice domanda al sindaco: questi 5 milioni di euro di avanzo libero, perché non investirli immediatamente nell'operazione di via Longo? C'è un progetto, io ho detto che è un progetto bellissimo, che però purtroppo non è stato ammesso a finanziamento. Noi tiferemo affinché quella graduatoria vada a scorrimento, ma se ciò non dovesse avvenire, c'è un grande punto interrogativo che però verte e pesa sulle spalle dei cittadini della Marina di Via Longo. Quindi avrei gradito delle risposte. Però su Via Longo lei sa che il sindaco ha dichiarato che sarà utilizzato un mutuo, cioè Su Via sarà acceso un Longo, mutuo di 2 sì, 2 milioni e... milioni e mezzo di euro, e la mia domanda era anche opportuna in tal senso. Perché un ulteriore indebitamento con cassa, depositi e prestiti quando c'è un avanzo libero di 5 milioni e rotti di euro? E sono scelte, come dire, politiche. Ora, questo sindaco dovrebbe in qualche modo assumersi un po' responsabilità e scegliere di scegliere. E non rimanere nell'attendismo e nel vedremo, faremo, perché insomma i cittadini, la città di Teramo attende da troppo tempo delle risposte. Però a proposito di mutuo, si farà un mutuo per l'acquisto, per la proposta di acquisto della Banca d'Italia, quel famoso circa 1,5 milioni, 1,35 milioni. Sì, Lei come voterà? io voterò, già mi sono espresso, voterò in maniera favorevole, poi interrogerò anche il consigliere Core in merito, perché non capisco questa diatriba, questa corsa a due tra provincia e comune. Io penso che ci sia, per norma di codice civile, un diritto di prelazione da parte del comune, quello è un immobile di pregio, e anche lì però ci deve essere declinata una visione della città, cioè cosa facciamo di quell'edificio dopo? Ci portiamo gli uffici, rivitalizziamo il centro storico. Di una cosa io sono certo, pur votando favorevolmente, che difficilmente io siederò mai nel palazzo municipale. Siamo in attesa che quel palazzo venga sistemato, nel frattempo c'è l'urgenza di avere una locazione e di avere degli uffici, quindi il mio voto sarà favorevole.